Conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Lecce Lorenzo Venuti, a cui diamo il bentornato in giallorosso. Interviene adesso il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Oggi presentiamo Lorenzo Venuti direttamente da Folgheria, un calciatore che conosciamo abbastanza bene per aver indossato la maglia del Lecce da protagonista in una stagione che ha visto la nostra squadra approdare poi in Serie A. È un terzino che per il suo passato conoscete tutti abbastanza bene, che si adatta anche in entrambi i lati, è un giocatore affidabile, esperto, ha avuto un passato, un'esperienza notevole in Serie A, in Serie B, ha avuto anche il privilegio di giocare in Conference League, quindi è un giocatore di sicuro affidamento per noi. Ha avuto un'esperienza in quell'annata a Lecce diciamo molto positiva e ha lasciato un ottimo ricordo ai nostri appassionati tifosi, quindi noi siamo contenti di averlo con noi. Ha sottoscritto un contratto biennale con l'opzione per il terzo e siamo sicuri che darà un grande contributo alla causa del Lecce. Grazie al direttore Stefano Trinchiera, spazio adesso alle domande per Lorenzo Venuti. Lorenzo, ci racconti com'è nata la trattativa e le motivazioni che ti hanno spinto a tornare a Lecce? Innanzitutto buongiorno. Sono venuto a conoscenza della trattativa praticamente fin da subito. Già c'era stato anche qualche contatto durante il mercato di gennaio, quindi questa volontà da parte della società mi è stata espressa qualche mese fa. Io al mio procuratore gli ho sempre manifestato, insomma, la mia volontà di voler tornare era una mia priorità perché era un posto dove sono stato bene. E è stata una decisione presa, sai quando si dice, proprio di pancia, una cosa che mi è venuta da detto, ho detto voglio tornare perché so che lì le persone mi vogliono bene e sicuramente è come se mi fossi sentito in debito in qualche modo con Lecce, perché dopo essermi conquistato la Serie A non ho avuto la possibilità di poterla giocare e di poterla mantenere, quindi diciamo che torno a 4 anni fa e per me questo è il cercare di mantenere la categoria dopo che 4 anni fa me la sono guadagnata. Che ricordi hai della tua prima esperienza qui a Lecce e quali sono secondo te le differenze tra quella stagione che portò alla promozione e questa che stai per vivere? Sicuramente anche quell'annata lì di fatto eravamo partiti per salvarci, perché il Lecce era salito in Serie B dalla Serie C quell'anno lì. Poi le cose si sono messe alla grande e sicuramente cambierà un po' l'approccio. Mi rifaccio anche a un'intervista di recente ha fatto il presidente, dove ha detto che ci sarà da soffrire. Io ne sono consapevole e sono venuto qua con quella mentalità. Sono pronto a soffrire e sono sicuro che lo sarà anche la squadra. Spero di poter fare un'altra annata da protagonista come fu quella lì in Serie B. E quindi niente, ci sono insomma tutti gli auspici per poter fare una grande annata. Invece quali sono le differenze che ti riguardano? Che giocatore sei diventato? Sicuramente torna un giocatore con molta più esperienza, perché in 4 anni ho fatto 100 presenze a Firenze, che insomma, come dire, non sono mai stato il titolare là, quindi mi sono fatto 100 presenze guadagnate dal niente. Mi sono servite tanto, mi hanno fatto maturare, io penso, prima come uomo e poi come giocatore. L'anno scorso ho avuto la fortuna di potermi confrontare anche in Europa, quindi fa tutto parte del bagaglio dell'esperienza di un giocatore che spero possa servire e possa insomma essere utile alla causa della squadra. Sei un esterno difensivo, ma eventualmente potresti interpretare altri ruoli? Ritieni di essere un calciatore d'utile? Io in questi ultimi 4 anni a Firenze, ma anche negli anni precedenti, anche con Liverani qua a Lecce, ho ricoperto per esempio anche il difensore centrale, terzino a sinistra, terzino a destra. Nella mia carriera ho fatto anche esterno in un centrocampo a 4, a destra, a sinistra, per cui mi ritengo fortunato di essere considerato un giocatore d'utile. Spero che insomma questa d'utilità sia utile, come ho detto prima, alla squadra, e mi metto a completa disposizione del mister.
Le tue prime impressioni su Mister D'Aversa e poi come ti trovi con i nuovi compagni e chi già conosci di loro? Beh, qui, di fatto ieri era il mio quarto allenamento con la squadra. Sono impressioni positive, si lavora tanto come è giusto che sia. È un allenatore che ha idee, che cerca insomma di farcele rispettare, si fa capire, si fa intendere, e questo credo che sia la cosa più importante per quando inizia un nuovo ciclo, che la squadra recepisca bene quelle sono le sue idee e quello che vuol farci esprimere. Sì, conoscevo qualcuno, Marco Bleve, perché insomma ci avevo giocato qua, Brancolini e Malè alla Fiorentina, però insomma bene o male non di persona, ma conoscevo molti di loro, mi sto trovando alla grande, un gruppo sano, unito, e insomma sono contento di farne parte. Grazie al direttore sportivo Stefano Trinchiera, grazie a Lorenzo Venuti.